4, vorretti, 2 macchiati. Signora Valeri, ne vuole? Che cos'è? È brodo di giuggiole. Sì, certo, un pochino. Grazie. Allora, ci sei? T'hai detto? Ma come, ne avevi fatto stenografia? E se vuoi sapere la puntata di ieri sera di Dallas, ti dico i punti principali. Allora, Pamela disperata va nel bagno e pia una lametta. Non ti sta a spaventare per fare la punta della matita degli occhi, no? Una donna come Pamela, tanto fortunata che non gli manca niente, che addirittura con i dollari ci fa le zeppe ai tavolini quando che ballano, non si può ricordare che si trova il tempo della matita, a parte che con la lametta si fa molto meglio la punta. E allora cosa? Le migliori pellicce le troverai presso la, diciamo, la metropoli del pelo, nelle più eleganti confezioni, stole, giacche, lunghezza naturale e tutto quanto, visoni da 1.100.000 in su, via Valentino Cocco, metteci lui, 12B Magliana, rateazioni fino a 20 anni previa visita medica. E allora a questo punto dico, Bobby, ci vogliamo ancora bene. Che ci succede, caro? Ma perché vuoi fare il senatore invece non torni da me? Come, chi è che lo dice questo? Lo direi io se ero lei, no? E allora a questo punto, vero, se una festa sontuosa, meravigliosa, al ranch. Ma chi te l'ha fatto fare, accidenti a te, da una cena con i cognati? Ti sei persa una festa che era una cosa meravigliosa. Certi abiti, c'è stava Lucy che pareva una bambola, già lei sempre ci pare, vero? E c'è stava pure Mitch, che pare che si sposino. Io a lui non l'invidio, però, perché quello c'ha un carattere che è una cosa tremenda. A questo punto si presenta J.R. con quel suo sguardo gelido ed entra nell'autosalone, prove su pista, cambio, olio, revisioni accurate, antifurto, che nessuno ci trova il segreto, vuoi viaggiare sicuro e signore, vai da Vagonetti Auto Torlupara 38 e su quello sguardo gelido che te ferisce si chiude la puntata. I cornetti sono finiti da stamattina alle 8.